Le immagini ci portano allo stadio comunale di Piedimonte Etneo, dove il match tra i padroni di casa della Botafogo e il Fiume Freddo ha visto questi ultimi vincenti col punteggio di 2-1. Un risultato importante che nella quinta giornata di ritorno della categoria dilettanti permette ai rossoblù di tenere il ritmo della capolista Virtus Macchia, brava ad espugnare col minimo scarto il campo dell'Ossigeno Castiglione. La partita tra Arcistress e Sporting Fiume Freddo si giocherà stasera alle ore 20, ma non muterà i rapporti di forza in un campionato ormai diviso in due tronconi. Virtus Macchia prima a quota 17, seguono a ruota Fiume Freddo a 16 punti e Ossigeno Castiglione a 14, quindi il vuoto con la Botafogo quarta a 8 punti, Torre RSC 99 Sporting Fiume Freddo seguono con 6 punti, chiude l'Arcistress con un solo pareggio conquistato in 9 partite disputate. La terza giornata di ritorno nel campionato amatori ha visto solo 4 squadre scendere in campo, con tante partite rinviate per maltempo. Gli All Blacks Mascali si impongono in maniera autoritaria sul campo del Caggi, mentre il Castello San Marco mette pressione al Santa Domenica Vittoria, imponendosi sull'All Solicchiata con un perentorio 1-6. Giarrese Lingua Grossese sarà recuperata sabato 3 marzo, mentre Stella Rossa Santa Domenica Vittoria e Sporting F 2015 Sporting Linera verranno giocate a data da destinarsi. Classifica corta in vetta, visti anche i tanti rinvii. Guida ancora il Santa Domenica Vittoria con 19 punti. Si avvicina però il Castello San Marco, ora a una sola lunghezza di distanza. Sul podio gli All Blacks Mascali scavalcano la Giarrese, quarta a 14 punti. Quindi Sporting Linera e Lingua Grossese seguono a quota 11, col Caggi settimo a 6, l'All Solicchiata a 5, chiudono la classifica Sporting F 2015 e Stella Rossa con 4 punti conquistati. Il 1 marzo altro importante appuntamento targato WISP, che organizzerà all'Istituto Tecnico Industriale di Giarre, Fermi Guttuso, il torneo dell'amicizia, in cui saranno coinvolte le scuole e i ragazzi del centro di prima accoglienza di Giarre. Appuntamento con lo sport per tutti a mercoledì prossimo, come sempre sul TG dello Ionio.